Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Armando Incarnato è stufo, non può più fare finta di niente, ha detto tutto ciò che pensa chi lo ha criticato. L'ex cavaliere del noto programma di dating Uomini e Donne si è espresso rivolgendosi alle persone che, ancora una volta, hanno insinuato cose poco piacevoli sul suo conto. Armando Incarnato è stato tra le persone più amate di Uomini e Donne e il pubblico a casa ha sempre fatto il tifo per lui, al punto che spera di rivederlo quest'anno tra gli uomini del parterre. Armando, essendo un personaggio piuttosto in vista, ha comunque molti detrattori che sovente si esprimono contro di lui e contro i suoi comportamenti. Questa volta, l'ex cavaliere ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua reazione ha lasciato tutti senza parole. Incarnato, la sua replica online. Armando ha passato, come molte altre persone, un'estate magica, rilassandosi dopo un anno presumibilmente molto duro. Eppure, i suoi follower, soprattutto su Instagram, hanno iniziato a lanciargli contro una pioggia di critiche riguardanti il suo stile di vita, scrivendo commenti come pura follia in riferimento alla pubblicazione di alcune storie e foto in spiaggia. Secondo alcuni dei follower di Armando, l'ex cavaliere non avrebbe più bisogno di lavorare e condurrebbe uno stile di vita all'insegna della vacanza. In realtà è piuttosto ovvio che questo tipo di commenti, espressi con la tipica cattiveria degli hater, provengano da una forte invidia nei confronti di Armando, e, tra l'altro, da una conoscenza parziale della quotidianità dell'ex cavaliere. Ciò che bisogna ben tenere a mente, inoltre, è che nella società contemporanea ci sono modi di lavorare che non richiedono la presenza in ufficio o il timbro sul cartellino. Proprio questo specifica Armando nella sua replica in una storia Instagram, in cui sottolinea la dovete smettere. A me boh ma a voi veramente ma, sintetizza il concetto così Armando, nella sua storia Instagram, in cui si riprende mentre si abbronza sul lettino, e nella quale decide finalmente di mettere a tacere leoni da tastiera. L'accanimento contro di lui sul web è un grande segno del pensiero generale della società italiana, che non riesce a concepire innovazioni come lo smart working o l'imprenditoria digitale. Evidentemente Armando si sostenterà in un modo che gli permette, compatibilmente al lavoro, di rimanere in spiaggia a lungo. In ogni caso, moltissimi suoi fan lamentano la sua assenza a Uomini e Donne, infatti, gli interventi di Armando erano ormai molto attesi durante il programma, che, secondo molti, senza di lui non è più lo stesso. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.